Ieri pomeriggio si è svolta nella sala consiliare della provincia la riunione consultiva con i dirigenti scolastici relativamente alle proposte e ai progetti da programmare e attivare il prossimo anno scolastico. Uno degli argomenti trattati è stato l'istituzione di un corso di grafica e comunicazione presso gli istituti tecnico per geometri di Ravenna e Faenza. Interessante un corso di questo tipo, non c'è dubbio. Peccato che sul nostro territorio esistano già un corso quinquennale di grafica al liceo artistico Nervi Severini e all'istituto professionale di Faenza e un corso di comunicazione al liceo classico Dante Alighieri. Era stato infatti il dirigente scolastico del liceo artistico Marcello Landi a sottolineare alcuni giorni fa il fatto che si sarebbe andati a creare un corso fotocopia di proposte didattiche che le nostre scuole già offrono. Durante l'incontro ovviamente i dirigenti dell'istituto Morigia Perdisa e del liceo artistico hanno preso la parola per evidenziare le motivazioni, nel primo caso favorevoli, nel secondo caso contrarie, all'attivazione del corso. La notizia anticipata alcuni giorni fa da un comunicato ci era sembrata interessante in un momento in cui si sente parlare spesso di una riforma scolastica che tenda verso la semplificazione e non la duplicazione dei corsi e ancor più spesso di problemi legati a finanziamenti e a fondi per la scuola. Ma la nostra presenza non era gradita, né la nostra né quella di un'altra telecamera che stava riprendendo la riunione e siamo stati invitati dal presidente della provincia a lasciare l'aula perché la scuola non faceva una bella figura, frase che ancora ora ci lascia perplessi. Comunque, ciò che è successo dopo la nostra uscita in sintesi è questo. Le autorità provinciali, comunali e l'ufficio scolastico hanno dato parere favorevole alla richiesta dell'Istituto Tecnico Morigia Perdisa all'attivazione del corso. I presidi o i rappresentanti delle altre scuole superiori della provincia presenti in aula hanno sottolineato l'importanza di attivare corsi veramente nuovi e innovativi. Ora la questione passerà al Consiglio Provinciale che dovrà prendere la decisione definitiva. La cosa che ci sembra però stonare non è solo il fatto di proporre un'offerta già presente, che rischia quindi di creare confusione negli alunni al momento dell'iscrizione. Ad oggi gli iscritti al corso del liceo artistico sono solo una trentina, quindi il pericolo è quello di non avere abbastanza iscritti né da una parte né dall'altra e di conseguenza di non attivare la classe né al liceo né all'istituto tecnico. Ma la cosa che sembra ancora più strana è che il naturale proseguimento del nuovo indirizzo al Perdisa sembrerebbe essere non l'Accademia di Ravenna, bensì quella di Rimini, che al suo interno propone corsi di graphic design, moda e fotografia. Quindi non solo si va a proporre qualcosa di non nuovo, ma addirittura si fa una scelta che non va a valorizzare le realtà d'eccellenza che Ravenna offre, ma si invitano gli studenti a proseguire gli studi post-diploma in un'altra provincia. Sara Pietracci per Ravenna Web TV.